far imparare soprattutto ai giovani cosa significano le amarezze, cosa significa la felicità, cosa significa la solitudine, ma anche la possibilità di insegnare sulla base dell'esperienza di una che è matura ai giovani cosa significa vivere una vita migliore. E io sono convinto che ascoltandoli sempre gli anziani, sempre, si fortifica un po' il senso ovviamente dell'amicizia. E in un momento difficile noi dobbiamo dire a tutti la pace, la pace, la pace è essenziale, è la vita stessa. Ecco, dobbiamo ascoltare chi anche ha operato per regalarci una società migliore. E ovviamente gli anziani devono insegnarci, quindi anche il racconto non ha età. Nell'ambito del corso di digitalizzazione che abbiamo proposto quest'estate ai nostri concittadini over 65, abbiamo inserito uno spaccato di memoria storica e abbiamo voluto coniugare l'innovazione con la storia, con la vita vissuta e consentire, diciamo così, a questi nostri concittadini che hanno scelto di partecipare al corso di informatica, di alfabetizzazione informatica, abbiamo voluto dare una opportunità di partecipare ad un video report per lasciare in maniera quasi indelebile un racconto del loro vissuto in tanti anni fa, di tanti anni fa, che quindi rappresenta uno spaccato di storia anche del nostro comune, della città di Fossa Cesia. Scuole, lei la frequentate a Fossa Cesia Marina o doveva venire qui? No, le elementari le ho fatte alla Marina, poi le medie le ho fatte su al paese, a Fossa Cesia. C'era già un mezzo di trasporto per venire qui in paese? Ad andare, sì, a tornare dovevamo andare a piedi, tornare a piedi, quasi 3 km. E d'inverno com'era? D'inverno la stessa cosa. Se trovavi un'occasione, sai, qualcuno che aveva la macchina, allora era fortunato, se no era un po' duro. Ho fatto il concorso alle poste, sono stato assunto a Torino. Sono stato a Torino per circa 7 anni e mezzo. Com'era lavorare allora a Torino? Come eravate accolti? Beh, siccome avevo trovato un quartiere che c'erano molti abruzzesi, e allora si stava bene, benino. Come io abitavo in un palazzo, una casa vicino alla stazione, vicino al passaggio a livello, il treno mi passava a 20 metri e mi sono affezionato anche lì. E quando facevano manovra con i treni, mi stavo lì al passaggio a livello, guardavo quando facevano manovra i treni, e anche mio padre era molto appassionato di ferrovie. I trabocchi a noi era una cosa speciale, perché da ragazzini quando facevamo il bagno ci andavamo a divertire là sotto, sai, sulla passerella, lì. Poi il titolare ci sgridava pure perché non gli andava i pesci nella rete, capito? Se no era stata una cosa. E tanta gente che veniva, no, in vacanza da noi, e diceva cos'è questo, cos'è che non... E noi gli spiegavamo, si fa così, si pesca, si fa, tutto lì. Quello che si ricorda lei da bambino, pescavano ancora molto dai trabocchi? Pescavano, sì. Sto tempo qua pescavano tutti pesciolini piccoli, poca roba, sì e no, ci bastava per il titolare, tutto lì. Quanto tempo passavano a pescare i titolari dei trabocchi? Passavano certe volte anche delle giornate, quando però il tempo era buono, il mare calmo e tutto. Allora l'acqua era limpida, allora loro vedevano quando arrivavano, calavano la rete e tiravano su, perché quello era non lo so se li conosco, trabocco che si tira e poi viene su la rete.
Alessandro Fantini. Lui era, allora era passato professionista e veniva alla Sirenella, tutti quanti noi ragazzini andavamo lì, eravamo appassionati di lui. Lui che vi diceva a voi bambini? Dai, datevi da fare, fate pure voi i ciclisti, che è una bella avventura. Lei ha sempre vissuto qui a Fossacesia? Dopo sposato, sì. Nei primi tempi che mi sono sposata sono andata a Milano con mio marito. E poi ci siamo andati in Germania. E che lavoro avete fatto in Germania? Abbiamo lavorato io dentro una fabbrica di cioccolato, che era Succardo, e mio marito ha lavorato in una fabbrica, la Rimonas, che faceva dei medicinali. Come eravate trattati in Germania? Nei primi tempi un po' proprio bene, non ci davano la cassa, ci avevamo i bambini, però dopo si è migliorato, ha migliorato tanto. C'erano altri abruzzesi o altri italiani vicino a voi? Sì, sì, tanti abruzzesi, tanti italiani, sì. Avete imparato a parlare anche tedesco? Un pochettino, sì. Siete mai tornati in Germania dopo, da quando siete rientrati voi? Qualche volta così, per una settimana, sì. Com'è stato tornare in quei luoghi? A rivedere dove sono abitati, dove lavoravano. E le abitudini di vita qui rispetto alla Germania com'erano? In Germania è più preciso, qua un po', però è la nostra terra, quindi ci dobbiamo adeguare. Un ricordo che le è rimasto impresso della Germania? Il ricordo bello è se ti faceva un'amicizia, rimaneva, insomma, era molto bello, come se ritrovavi uno della famiglia. Lei diceva che è stato molti anni all'estero. Sì, 12 anni in Francia e 2 in Svizzera. A quale età è andato? All'età di 14 anni, perché da Fossacesia sono andato in collegio a 6 anni, perché sono rimasto un povero orfanello da solo. Allora in collegio vivevo con i monaci a Sant'Antonio, a Lanciano, e mi hanno fatto partire come immigrazione, perché avevo fatto le night, scuola di falegnameria. Ho lavorato per tutta la Costa Azzurra, perché noi facevamo i mobili, e ho lavorato perfino alla villa di Brigitte Bardot e a Annie Girardot a Saint-Tropez. Com'era lavorare allora in Francia? Si lavorava molto, 10 ore al giorno e anche il sabato mezza giornata. Eravate rispettati come lavoratori? Noi italiani alla zona del Midi eravamo molto rispettati. E dopo sono stato 2 anni a Zurigo. La differenza tra lavorare in Francia e lavorare in Svizzera? Ah, molta differenza, perché in Svizzera erano precisi. Invece noi in Francia imbrogliavano loro, imbrogliavamo anche noi italiani. E quando è tornato dall'estero, come ha trovato Fossacesia? Ma a dire la verità, sono ritornato nel 76, era quasi uguale, però piano piano è cambiato, perché prima eravamo più amici, più stretti, più c'era la cantina di Muren, facevamo a carte. Era tutta una compagnia, eravamo compagnon della chanson. Che si faceva in cantina allora? Si beveva e si faceva la passatella, eravamo proprio veri amici. Ti ricorda qualche personaggio di Fossacesia che le è rimasto impresso? Sì, di quando Alessandro Fandini, io ero il suo pupillo, perché andavo a prendere il gelato a Biasucci, sarebbe al bar, e stavo sempre vicino, gli pulivo la bicicletta. Che vi diceva lui? Tramite lui ho conosciuto Fausto Coppi, dopo c'era Bartel che veniva qua, ha vissuto. Che diceva Fantini a voi del suo... No, eravamo molto contenti, perché si sparava le bombe quando vinceva una tappa, capito? Era,
era familiare, era un tipo familiare, molto familiare. E mi ricordo che quando si è arenata una balena al mare, è lui che mi ha portato con la macchina che ha vinto a punti nel Giro d'Italia. La balena, lei parla dell'episodio di a Vallevò. Sì, Vallevò. Com'è andata quell'episodio? Ce lo può raccontare? Eh sì, è lui, proprio Fantini, aveva l'Alfa Romeo rossa, mi ha portato laggiù. Che ricordi ha lei da bambina della contrada? Belli, sì, veramente si viveva tutti assieme. Poi una famiglia all'epoca aveva acquistato la televisione e magari... mi ricordo quando si faceva il festival, allora ci riunivamo tutti là. Ricordo anche quando andò e si fece la spedizione sulla Luna e quando ritornò giù andammo tutti a vedere questo ritorno. Lo ricordo ancora adesso. Dei giochi che facevate da bambini se ne ricorda? Giochi, la mosca cieca, il nascondino, quelli era, quando ci riunivamo, anche perché prima i bambini ne erano pure assai, i pericoli non erano come adesso, insomma, allora i bambini erano lasciati pure più liberi. Noi abbiamo un'azienda agricola e l'abbiamo portata avanti, la portiamo avanti ancora adesso, siamo ancora attivi io e mio marito. Cos'è cambiato secondo lei da quando avete iniziato ad oggi? Nel lavoro, nell'avere un'azienda agricola? Sono cambiate tante cose, man mano col passare degli anni tutto è cambiato. Prima a partire da, insomma, si raccoglievano i semi, si seminava, era tutto diverso, poi piano piano tutto si è trasformato, adesso compriamo le piantine, insomma si è meccanizzato, insomma è cambiato un po' tutto. Secondo lei è cambiato in meglio o in peggio? Si può dire che va di pari passo. E da bambina che si ricorda lei di questi lavori nei campi? I lavori di campi, per esempio il grano, quando ero bambina io il grano si sarchiava, andavano diverse persone, magari si scambiava, ci si aiutava fra le famiglie, si andava e si puliva il grano dalle erbacce, cioè adesso quello è stato sostituito, è tutto diverso. Il granturco per esempio si coglieva a mano, poi si metteva nell'aia e si spannocchiava. Era difficoltoso raccoglierlo a mano? Era difficoltoso, però allora quello era ed era pure bello, poi era quasi una festa spannocchiare queste pannocchie, insomma era diverso. Quando si trebbiava nell'aia e ci si aiutava. Era tutto diverso, insomma, e quello comportava che la donna di casa cucinava, insomma, era sempre un momento, si tirava fuori la tovaglia bianca, si tiravano fuori i piatti magari come se fosse una festa, e era tutta un'allegria. Della cucina contadina, lei quale piatto preferisce? Ci sono tante cose, magari le verdure, prima si faceva... che ne so, si cucinava pizza e foi, ma pizza e foi può essere qualsiasi verdura e ci si abbina la pizza di mais. Come è cambiata secondo lei Fossa Cesia dai suoi ricordi di bambino ad oggi? Bambino è cresciuta tanto Fossa Cesia, eravamo, non so, 4.000 abitanti, adesso quasi che si è raddoppiata, insomma. Quindi, poi sono venuti da Torino perché con la Sevel cioè con le industrie che si sono nate, quindi gli abitanti sono aumentati. Il centro qui di Fossa Cesia, i negozi, lei se ne ricorda diversi, ce n'erano di più o di meno? No, prima ne erano tanti di negozi, tutti i negozi piccoli, però erano tantissimi, non tanti. Ogni 100 metri c'erano negozi. Quali erano i maggiori, alimentari o arti? Alimentari, perché anch'io con mia madre e mio padre avevo un negozio alimentare, vendevamo concimi, antiparassitari, queste cose qua. E come noi c'erano tanti negozi, sia dalla parte della campagna che qui in paese. Lei si ricorda i giochi che facevate da bambini allora?
Adesso in dialetto. No, può dirlo in dialetto. A Cici Fiask si chiama. Ecco, ecco, ecco. Che si mettevano quattro di fila e gli altri gli saltavano addosso. Fino a che non crollava, diciamo, oppure restavano tutti quanti in piedi. Poi quello per le ragazze era con i numeri da 1 a 9, si saltava lì con un piede, con due piedi, si lanciava. Ma questi giochi si facevano anche in piazza? Sì, qui? Sì. Poi in piazza organizzavamo le partite la sera tardi, con la chitarra, passavamo un po' di tempo. Che vi dicevano gli adulti? Erano contenti? Che... Vabbè, gli adulti stavano nel bar, ma noi lì con lo spazio lì davanti alle scuole, che tuttora, ancora adesso, giocano i ragazzini. Dalla mattina che non vanno a scuola è sempre pieno di ragazzini che giocano a pallone, con la bici. Dei trabocchi che vi dicevano? Avete mai chiesto, dice, magari la prima volta che li avete visti? Allora, io il trabocco lo vedevo alla scogliera a Fossa Cenese. C'era sto trabocco e noi vedevamo e là ci andavano a pescare. Però gli altri, che adesso non so, di Verì, Orlandino, là, Pesce Palombo, che adesso hanno ristrutturato, si fa da mangiare, non è che li ricordo tanto. Però questo di davanti alla scogliera lo ricordo ancora. Da bambino, che si ricorda lei della cucina? Che cosa si mangiava in genere nella sua famiglia? Ma veramente, io devo essere sincero, non è che ero uno agiato rispetto agli altri, però siccome avevo il negozio di alimentare, allora mia madre, cioè, mangiavamo tutta roba, insomma, anche se la tradizionale pizza e fuoco con le sardelle era un piatto che adesso è una novità, ma prima si mangiava di più, insomma. Ho cominciato da subito a fare il falegname. Il falegname? Con mio padre, sì. Come era lavorare da apprendista falegname? A me è sempre piaciuto. Sì. Si ricorda la prima, diciamo, il primo oggetto che ha costruito, la prima riparazione? Sì, ricordo il baule, facciamo il baule. Baule con schema a code di rondine. Si vendevano molto? Vabbè, si vendevano molto, ogni tanto. Facevamo i mobili per quelli che si sposavano, poi ci pagavano. Quando ha raccolto? Ha raccolto dell'uva o dell'ulivo? Sì, del grano, sì. Cioè, perché erano famiglie contadine, quindi. Certo, sì. Lei poi lavoro ha fatto sempre il falegname? Ho fatto anche altre cose. Che lavori ha fatto? Ho fatto anche per 30 anni l'allenatore di calcio. Allenatore di calcio, appassionato. In che ruolo giocava lei? Sulla mediana. Com'era allora giocare rispetto ad oggi? Cosa è cambiato? È cambiato parecchio. Quando vede adesso le partite, magari, che cosa pensa? Perché sono fortunati sta gente. Noi una volta giocavamo con i campi interbattuti, veramente. Era più difficile secondo lei? No, ci facciamo anche male quando si cadeva. Era un macello. Le scarpette ve le davano, ce l'avevate? No, che scarpe, no, con i tacchetti di cuoio. E i palloni com'erano? Ero vecchie e brutte. Cos'è cambiato in particolare? Ci sono molti turisti, c'è la pista ciclabile al posto della ferrovia. Ma prima, quando era bambino lei, i turisti non ne venivano? Sono soltanto i paesani che tornavano. Dei trabocchi che vi dicevano? I trabocchi erano solo per pescare una volta, invece adesso sì, tutti i ristoranti. La bottega da falegname dove ce l'aveva? Qui a Fossa? Vicino al cinema, vicino al terreno, dove stiamo adesso a fare un po' più attaccato. C'erano anche altre botteghe vicino a lei? Come no, qua proprio ce n'era uno. Poi via Sant'Egidio, e ce n'erano tante di artigiani una volta. Che artigianato era? Di scarpe, calzolai, falegname, poi altri lavori pure. Certo. Lei sta facendo il corso per l'uso del tablet. Che ne pensa? Perché ha scelto di farlo? Ma no, tanto per apprendere qualche altra cosa in più.
Le piace avere la possibilità di gestire questi mezzi moderni, diciamo? No, mi piace, però è sempre più complicato. Però, diciamo, vi appassiona anche questo. Certo, certo, certo. Quello che mi ricordo io è che mia mamma, c'è un asinello, e prima di questo andavamo a piedi, facevamo 6-7 km a piedi, c'eravamo la campagna, mettevamo il tabacco, diciamo, si metteva, e noi col canestro mettevamo in testa, andavamo a prendere ste tabacco. Ci andavamo tutti i giorni, però la mattina per le 1:30, le 2 la notte dobbiamo partire, perché era lontano. Quanti anni aveva lei quando facevate questo? 10-12 anni, ma da piccolina ti portava dietro mia mamma. Quindi il mezzo di trasporto era l'asinello? No, prima di quello andavamo a piedi, poi quando mia mamma ha comprato l'asinello, un carrettino un po' usato, diciamo così, che costava un po' di meno, già eravamo contenti perché ci mettevamo a cavallo, almeno tanto a piedi. Andava al lavatoio qui vicino da noi, che si andava a fare i panni una volta a settimana, perché eravamo 6 e più 2, 8, con mio nonno eravamo 9 persone. Perché in casa non c'era ancora l'acqua? No, mi sono pure sposata che l'acqua non c'era. Quando mi sono partorita la prima figlia nel 63, sono stata a casa di mia mamma perché c'era il lavatoio vicino per fare i panni, perché a casa mia abitavo stessa a Fossagiasia in via Sangro vicino, però comunque doveva attraversare tutta la piazza e non so, ci vergognavi pure che quei giorni là era così. Quando mi sono partorita il 27 di giugno, il 27 luglio sono tornata a casa mia, sono trovato il tubinetto dell'acqua che usciva l'acqua, ma un tubo volante, così. È stata una bella sorpresa allora. Sì. I giochi che facevate da bambini? I giochi... Noi facevamo l'altalena, che lo chiamano in dialetto, c'è una scianna fibra, si chiamava. Cioè che le persone più anziane mettevano una corda che stava il tetto di legno, con le travi di legno, leghevano una fune là, e poi si metteva un pezzo di legno che noi ci facevamo i panni al lavatoio, diciamo, l'asciugatore si chiama in dialetto. E con quello si metteva, i piccini metteva dentro seduto per paura che non cadeva, e quelli più grandi si metteva sia di fronte uno all'altro e spingevano e si faceva quello all'altalena. Che pure se il bambino cuoce quello, non lo mangia, butta quello e fa le altre cose. Io, i miei figli miei mangiato la pasta, mangiato a 3 mesi a mia figlia, faceva le gnoccone, chiamiamo in dialetto, no? Faceva a pezzettini, mi ricordo, e le faceva mangiare. Poi quando gli passava la gola, mi sembrava che stava inghiottito, tenendo paura che mi si struzzeva. Quando eravate bambini invece che mangiavate? La mattina mia mamma faceva la pizza di grandicco. La pasta era sempre la pasta di casa, sia a mezzogiorno che la sera. Se il giorno era lungo, la sera era corto, oppure all'incontrario, era quello sempre. Io quando mi sono sposata per 7 anni non ho fatto più la pasta. Cosa si ricorda lei della guerra? Dunque, il primo bombardamento che è venuto a Fossagiasia, il 12 di ottobre. Sì. Il 12 di ottobre, però nessun morto. Il 12 di ottobre è la data di quando sono nato io. E boh. Poi, a novembre, il 21 di novembre è incominciato il bombardamento a tappeto, 14-15 bombardamenti, e il primo giorno è successo, no, questo del 12 di ottobre, sono morte quelli per la via me, via Polidoro, sono morte tre, ha passato uno, detto in dialettico, signore, passava le pareti, e è uscito, sta signore se n'è andato, esce. Escono pure i bambini e casca la bomba. E non lì. Poi, ecco, proprio qua, questa casa qui. Sì, pure mia suocera si è messa sotto al balcone. Cinque morti. Sei stati 4 figli e il fidanzato di una figlia. Sì. E questo qui, della zona di Napoli, militare. Al posto di tornare a casa, la licenza, d'accordo con i familiari, sei stato con questo. Con la ragazza. Proprio. E è durato fino al 29 di novembre. Ogni giorno 14, 15, 20 bombardamenti. Però la sera del 21 di novembre i tedeschi ci hanno preso, hanno fatto una colonna e ci hanno portato fino alla zona di San Vito. A San Vito, perché eravamo tra i 400.
E però noi eravamo un gruppo di 30, noi parenti, gli amici. E 30 eravamo. Siamo stati 3-4 giorni alla scuola di San Vito, poi dietro la scuola un altro 2 giorni e poi un altro 3 giorni alla fornace di San Vito. 3 giorni senza mangiare. Mia madre e un altro signore ha trovato 3-4 cicoglie, mezzo alle tele, ha trovato e si è fatta una foglia ciascuno, 3 giorni. E quando siamo arrivati a Valle Grande, stavano gli inglesi, hanno detto tanti chili, noi biscotti, come si chiamano? Delle militari. Scatolette di carne, le farre, quelle. Poi abbiamo fatto certe pance che non ti dico. E dopo hanno detto, dolore, un mal di pancia, tutti quanti. Sì, poi siamo rientrati al paese. Ognuno è andato, ma il paese completamente distrutto. L'hanno chiamato la seconda Stalingrado. E questa è la storia della guerra che mi ricordo. E mo c'è un'altra malattia che non me lo posso togliere. E a casa mia non ci manca mai, sto da solo, mai un chilo di pane. Quando potrei mangiare 2 etti al giorno. C'ho nella provincia di scatolette, di quel, perché ho passato quei 3 giorni e mi è rimasto proprio... Quanti anni aveva lei? 11. E io vedo che quell'età, a 11 anni, non potevo strillare e dire a mia madre, gli dicevo che ho fame, ma nel senso buono, ma perché capivo che non ci stava non c'era niente. Capivo che non ci stava niente da mangiare. Lei, quando era bambina, la scuola faceva qui a Fossa Cesia? No, a Campidoglio. Chi sono fatte fino alla terza. Sono passata alla quarta, però non ci sono potuti perché è nato mio fratello, mia mamma è sempre in campagna e io dicevo, oddio, ma se no se muore sto cito. E sono andata alla scuola, se no facevo la quarta. Si ricorda i giochi che facevate da bambini? Giro a giro tondo. E quando io vado a scuola, se non azzecchivo ti mette le cicce sotto le ginocchia. E quando siamo arrendati dalla guerra, al 43, penso che io te ne 6 anni, senza la roba, senza niente. Allora nonna dice, è che sono armato perché senza niente. Lunga, la chinoccia, ma filà, ti ricordi la chinoccia? Io e mia sorella. Sì, tutta la gente che passa, che le militari, che l'inglese, e tutti quindi a ridere. Dopo mio nonno, perché è stato all'America, mi ha detto a me, tu quanto passa che sei inglese? Di accuscito quando smetti che volevi picciare. Che vi dicevano i genitori della guerra? Chi vuole dire? Se mi arrendrei da elle senza casa, una mucchia di terra, mio fratello si è messo a piangere, perché quello è l'utrente, si è messo a piangere, una mucchia di terra e vale. I bombardamenti vi facevano paura a voi bambini? Sì. Ma io me la ricordo come un sonno che mi ha acchiappato e vica io non avevo mai. Noi siamo stati sfollati a Torino di Sangue. Dopo, quando è finita, mia mamma, che non avevamo l'utraina, che la jumente, siamo venuti a passare al fiume di Fossa Cesta. Siamo passati a ecco, non avevamo paura che non saremmo che pure con l'utraina, pieni di roba. Mezza al fiume. Che lavoro ha svolto poi qui? Tenere elementare. Quale merci vi chiedevano di più? Che si vendeva di più? Baccalà, stock. Perciò io magari sempre l'acqua. Perché quelle ci vuole l'acqua pulita perché sennò non andava bene, puzzava. E da qua 300 metri perché a via Polidoro. Però la conca e l'utraina. La conca e l'utraina. E carina, sempre. Dalla fontana. Da qua, questa è la fontana di Cinque Cannelli. Come è cambiato secondo lei oggi il commercio qui a Fossa Cesia? Piano piano, dopo si è aperto Cent, ha fatto il supermercato qua, diritto al comune, e ha fatto un bel negozio. Ma qua a Fossa Cesia, negozi piccolini come me,
ce ne sta te una trentina, forse più pure. Io veniva pure lo file, perché le vecchiarie le piace fare lo merletto. Nel saccio quanta file sono venute. Mo le vecchie si è morte tutte quelle, la gente. Ne le faccio le merlette, perché la gente pisse, la gioventù, ne le manca sa fa. Io mi sono barata a fare lo merletto, la cazzette, le maglie, tutte quelle che vuoi. E fino a mo mi sono barata a fare le punture, tutte quelle che vuoi. Le nipote, ma ricorre sempre a me quelle che gli servono. Capito?